Riccardo, come giornalista e autore anche di Presa Diretta, hai indagato diversi aspetti, diverse realtà del nostro paese. Questa tua inchiesta sul femminicidio cosa aggiunge in più al quadro del nostro paese? Cosa racconta, cosa mette in evidenza del nostro paese? Si aggiunge alle 4 ore che abbiamo mandato in onda in prima serata sul tema dell'apartheid, cioè sul fatto che in Italia le donne vengono tenute ai margini della società e non vengono utilizzate per quello che valgono, il fatto che in Italia non ci sono le pari opportunità, che le donne guadagnano di meno, fanno più fatica a lavorare, lavorano di meno e non entrano nelle posizioni apicali, l'uccisione delle donne, questo pezzo di racconto in più, cioè la parte più estrema, quella drammatica, quella che va sulle cronache dei giornali nazionali, ci racconta già nei numeri che qui l'apartheid è diventato un'emergenza nazionale di cui ci dobbiamo occupare, di cui il governo si deve occupare e che riguarda tutti, non sono storie che riguardano solo le donne. Perché dico questo? Perché intanto i numeri sono impressionanti, ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, una compulsione a uccidere le donne, che una macchina da guerra che macina lutti, qualsiasi cosa succeda, cioè stiamo passando degli anni incredibili, no? A me questo ha colpito moltissimo, io ho raccontato storie di donne che sono state uccise persino nel periodo durante il terremoto nella regione Emilia-Romagna, pensa quanto non si lasciano distogliere gli uomini che vogliono punire le donne da questo obiettivo, quanto è importante questo obiettivo. E poi perché quando finalmente ci entri dentro queste storie, no? Cioè non le tratti come le trattano le cronache dei giornali, ma vai a parlare, ricostruisci i contesti, parli con i parenti, ti rendi conto che queste storie nascono in un contesto sociale larghissimo e che questo contesto sociale larghissimo va declinato in milioni se diamo retta alle statistiche del 2007 dell'Istat sulla violenza sulle donne. Hai fatto questo lungo viaggio da Enna a Milano, la stampa, spesso i media in generale parlano di questi omicidi come raptus improvvisi, come follia. Tu hai riscontrato effettivamente questo oppure no? Tanto tecnicamente non è così, nel senso che sono tutte persone in grado di intendere di volere, perché lo dicono poi i processi quando vengono processati, quelli che non si uccidono. E poi diciamo no, queste non sono storie d'amore finite male. Questa è la faglia di un conflitto enorme che c'è in Italia, una parte dell'aspirazione delle donne a conquistare autonomia, indipendenza e veramente libertà di scelta anche sul terreno dedicato dei sentimenti, dall'altra parte ci sono questi uomini che resistono. Quanti sono? Sono tanti e dobbiamo interrogarci anche noi su questo. Grazie Riccardo. Con la stessa ironia, una morte pietosa, lo strappo alla pazzia.